Somalia. Qui la guerra è una pratica quotidiana, da secoli, come la fame che colpisce la popolazione civile. Bande armate hanno in mano una pratica antica come la vita sul mare, la pirateria. Con navi sequestrate, riscatti a volte pagati, spesso lunghi scontri con le marine militari le cui navi incrociano nelle acque del Corno d'Africa. 11 marittimi italiani, della Savina Kailin e della Rosalia D'Amato, sono da mesi prigionieri dei predoni, con loro marinai di altri paesi. Sopravvivono con un pugno di riso, poca acqua e la presenza costante di uomini armati. I rapitori consentono di telefonare ai propri cari, ma le parole sono scritte dai sequestratori, che conoscono bene l'italiano e sono letto sotto la minaccia di un mitra. La diplomazia ha accelerato gli sforzi per riportarli a casa. A Procida, da dove è partita la protesta dei familiari, forte e chiara si alza la voce per la liberazione di Giuseppe Lubrano Lavadera, Crescenzio Guardascione, Gianmaria Cesaro, Antonio Verrecchia ed Eugenio Bon e dei loro compagni sulla Rosalia D'Amato. Ci sono genitori allettati e per questo non siamo stati ascoltati. I giornali si parla di cronaca, si parla di crisi economica. Bene, adesso, oggi, si parla di 5 italiani ancora sotto le armi dei pirati somali. Una questione importante è quella del riscatto. Secondo voi va pagato? Il riscatto in un modo o un altro, cioè, si è obbligati a pagarle, però su questo è la comunità internazionale che deve prendere delle posizioni, perché un singolo Stato non può ergersi a giustiziere della notte, diciamo così, è la comunità internazionale che dovrebbe farsi sentire di più e attuare dei mezzi per eliminarla, la pirateria in genere, con blocchi navali, con interventi da terra, ma è che cosa che deve fare? Infatti in questo contesto l'unico che stanno trattando sono i Lloyd's di Londra, perché poi i vari governi non, ufficialmente non possono trattare. Io credo che sia necessario più un'azione di controllo per le aree infestate dai pirati, ricordando che la pirateria è un fenomeno che è sempre esistito, ha avuto, diciamo, un'impennata esponenziale negli ultimi anni. Credo che sia più logico controllare le aree infestate dai pirati. Marmare le navi la vedo un pochettino in contrasto con anche la figura del comandante a bordo. Speri in qualsiasi cosa che questo incubo possa finire da un momento all'altro e invece ti ritrovi sempre più giù. E poi la desolazione, perché forse Eugenio è figlio unico, per cui tutto il sacrificio che hai fatto, le notti in bianco, i giorni di scuola, apprendere a scrivere, a leggere, vederlo crescere, ti sembra che sia stato tutto quanto inutile. Non c'ho più lacrime, perché il pensiero vuole s'addormentarmi e non svegliarmi più. Quando mi sveglio penso sempre a lui. A volte penso e dico, se uno muore si chiude in libero e finisce là, ma poi noi non possiamo più vivere in questo modo. Che prendessero provvedimenti a chi ci aspetta di prendere provvedimenti.
Beniamino Leone, segretario nazionale FIT settore marittimi, in piazza per chiedere la liberazione dei nostri marittimi sequestrati dai pirati in Somalia. Il governo sembra fare orecchie da mercante. Sì, è vero, siamo qui a protestare per provare a sensibilizzare l'opinione pubblica per la liberazione dei nostri 11 connazionali fratelli e anche degli altri cittadini e lavoratori del mare che sono ancora tutt'oggi sequestrati in mano ai pirati. Purtroppo, come al solito, avevamo chiesto di protestare lì a Montecitorio e ci hanno bloccati qui perché evidentemente non hanno nemmeno la voglia di confrontare con l'opinione, con i familiari e con le intere comunità locali campane che hanno che stanno vivendo in questo momento questo dramma. C'è bisogno di cominciare diplomaticamente a parlare con le poche istituzioni somale per cercare di trovare una soluzione diplomatica. La situazione è sicuramente drammatica. Il tono della voce era quello di una persona molto arrabbiata. E mio fratello è quella persona che, come si dice qui a Procida, non si fa passare la mosca al naso. Quindi sicuramente si è visto qualcosa distorto, magari si è visto che qualche suo compagno è stato picchiato, sicuramente avrà reagito. E quindi l'ho sentito arrabbiato e sicuramente sarà stato picchiato anche lui. Ha detto che le condizioni di vita oramai sono inimmaginabili, che hanno subito delle cose che nemmeno nel peggior film degli orrori. Comandante, lei è stato appunto alla guida di una petroliera. Sì. Ha avuto mai problemi con i pirati? Una volta sola mi trovavo fuori a, diciamo, ero ancorato, ero in attesa di andare all'ormeggio per scaricare e durante la notte si sentivano dei barchini in avvicinamento, che erano poi delle canoe che erano tronchi d'albero scavati con dei fuoribordi dietro, quindi si sentivano tutte. E quando erano abbastanza vicini, abbiamo acceso il riflettore per il searchlight e vedevamo questi qua che ruotavano attorno e non si avvicinavano. Anche io ho chiamato l'agenzia, ho detto: senti, siccome io non mi sento sicuro qua fuori, io mi metto a pentolare alla deriva. Ho salvato, sono andato a 40-45 miglia al largo, e ho spento i motori, ho acceso tutte le luci e siamo stati alla deriva 3 giorni. Ragale Lubrano è la sorella del comandante Lubrano che si trova sulla nave sequestrata dai pirati. La domanda chiaramente è d'obbligo: cosa chiedete al governo? Al governo chiediamo che prenda subito provvedimento, perché ormai sono 7 mesi che sono sotto sequestro e nessuno ha fatto niente, perché sono in una condizione estrema e tutta l'Italia ormai è con noi, quindi non ci fermeremo. Il contrasto alla pirateria marittima è un problema che gli stati non riescono a risolvere. Palazzo Chigi ha intanto chiesto il silenzio stampa sulla vicenda. Forse i tempi per la liberazione si fanno più stringenti. L'Italia li vuole liberi subito.